trova un nuovo meritato momento di celebrazione nella mostra Identitalia, The Iconic Italian Brands, di scena al Ministero delle Imprese e del Made in Italy fino al prossimo 6 aprile. Per l'occasione FA News ha raccolto i commenti di Marco Travaglia, amministratore delegato di Nestlé Italia, di Michela Filippi, marketing manager di CNUSA, e del ministro Adolfo Urso, che ha fatto gli onori di casa. Ci rende veramente molto onorati che nuovamente il Ministero delle Imprese del Made in Italy abbia voluto ospitare dei marchi Nestlé presso la prestigiosa sede di Palazzo Piacentini. Eravamo presenti l'anno scorso con i nostri 110 anni di presenza in Italia. Quest'anno questa mostra molto importante sui marchi iconici italiani, siamo presenti con San Pellegrino e Baci Perugina, due marchi veramente molto importanti nella nostra azienda, ma molto importanti anche in Italia e per l'Italia anche all'export, se pensiamo per esempio a San Pellegrino, cui ci fa molto piacere essere qua e portare un po' questo tocco di importante italianità e tradizione all'interno di questa mostra. Sì. Siamo un'azienda storica effettivamente, perché siamo oramai in Italia ininterrottamente da 111 anni, abbiamo festeggiato i 110 l'anno scorso. È molto importante per noi riuscire a dare un contributo forte di valore condiviso sul territorio in cui siamo, e siamo molto contenti anche di riuscire a valorizzare non solo in Italia ma anche all'estero i grandissimi marchi che sono sia diciamo in origine di Nestlé ma che soprattutto sono entrati nella famiglia Nestlé negli anni, e che siamo contenti di essere riusciti a valorizzare anche in un'ottica internazionale. Ci sono due marchi appunto rappresentati, Baci Perugina, marchio storico di Perugia, molto importante anche per la città di Perugia, e San Pellegrino, nostro marchio storico delle acque minerali e delle bibite. Si troveranno soprattutto dei bellissimi diciamo esempi di pubblicità attraverso i tempi, manifesti pubblicitari, anche contenuti multimediali come video, etichette, per cui tutto ciò che un pochettino ha rappresentato l'evoluzione di questi marchi, che sono marchi storici, ma che sono marchi che sono stati anche molto in grado di rimanere al passo col tempo e di continuare a modernizzarsi. Però è bello vederli, diciamo, in questa carrellata del tempo. Siamo molto orgogliosi di rappresentare la birra in questa mostra. Lo rappresentiamo come marca italiana, ma come marca che rappresenta proprio la Sardegna e tutto il birrificio di Assemini, che rappresenta con orgoglio dal 1912 la forza di questa marca, che parte dalle forti radici in Sardegna, ma che ha conquistato il cuore di tutta Italia. Il messaggio che vogliamo mandare con la nostra presenza è che è tutto l'orgoglio di un birrificio che rispetta le proprie radici, il territorio, ma con orgoglio guarda al futuro, con voglia di crescere, dalla Sardegna in tutta Italia. Questo è il nostro messaggio. Molte imprese straniere, anche quando acquisiscono marchi italiani, continuano a produrre in questo paese perché ben sanno che solo in questo paese si è riuscito a realizzare quella capacità creativa e lavorativa, quell'arte che appunto appare un unicum. Quando un prodotto nel mondo si richiama l'Italia, in qualche modo viene percepito come italiano, ha un valore aggiunto. Il consumatore globale è disposto a pagarlo di più, perché sa che solo qui si realizzano dei prodotti di eccellenza che la nostra storia ci ha lasciato e che noi dovremo lasciare ai nostri figli. Anche per questo, nel recente disegno di legge sul Made in Italy, noi abbiamo istituito alcuni strumenti per tutelarci meglio dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale. D'altra parte del mondo da sempre si copia chi è più bravo, e noi siamo i più bravi, quindi veniamo copiati in quanto tale, e altri strumenti per consentire l'impresa di avere quelle competenze, quelle professionalità che oggi mancano per continuare questo percorso creativo. E dobbiamo far capire ai nostri giovani che questa mostra è uno degli strumenti, che è bello lavorare nelle imprese del Made in Italy, che è un'arte creativa che può dare straordinarie soddisfazioni, proprio perché coniuga al meglio innovazione, tecnologia con cultura, arte, storia.